una figura sorrentina molto importante, Sant'Anellesi, voglio dire, ci ha fatto un pezzo a ricordo della, dell'archeologa Paola Zangani Monfuro, che appunto di cui ricorre quest'anno il trentennale della morte. Tutti conosciamo donna Paola Zangani, Pizza, tutta la storia che fa parte della storia del nostro paese. Ecco, Salvatore Ferraro si è da bibliofilo, so che ha percorso un po' tutta la storia del nostro annuario. Mi ha fatto piacere, diciamo così, che hai ricordato donna Paola Zangani Monturo, e quindi la ricordiamo ai presenti. Morta 30 anni fa, abbiamo avuto il piacere di conoscerla. Noi allora eravamo giovani, è passato del tempo, abbiamo io e Antonino superato gli 80 e quindi abbiamo altro tempo da dedicare ai futuri lavori, speriamo che tutto si risolva bene. Donna Paola era una persona eccezionale, la prima volta che la incontrai ovviamente ero studente, mi ero laureato all'Università di Napoli negli anni 60, non so chi mi accompagnò, perché essere ammessi a casa di donna Paola non era facile, bisognava superare una certa selezione, ma credo che mi accompagnò un amico di Sorrento che morì, il Pane, Raffaele Pane, che era amico, perché si entrava in casa di donna Paola con una specie di lascia passare, ognuno passava un amico. E donna Paola io sono molto grato perché mi ha aiutato in tante cose, mi ha donato saggezza e preparazione, mi ha assistito negli scavi della necropoli preromani di Firenze, mi ha donato molti libri e io gli sono grato. Ho scritto per Antonino, ovviamente non pretendevo di pubblicarlo, circa 70 pagine, poi pubblicherò il libro, lui giustamente ha fatto una selezione, e quindi ritengo che era doveroso ricordare questa donna eccezionale, questa grande archeologa della Magna Grecia, grande oppositore del fascismo, che aveva lavorato in silenzio e con l'assistenza di occhiute guardie nella piana di Pestum, a Sibari e in tanti luoghi della Magna Grecia. Lei ovviamente si opponeva al fascismo, anche la scelta dell'archeologia greca era una scelta di tipo politico. Donna Paola fu sempre lontana dagli apparati politici, visse al Pizzo, produsse opere importanti e stranamente l'ultima opera che fece fu un'opera che sconvolgeva completamente tutto quello che lei aveva pubblicato nel passato, cioè una grande studiosa della Magna Grecia. Alla fine della sua vita pubblicò un libro sulla punta della campanella e sulla famosa iscrizione trovata sulla roccia, un'iscrizione che ancora oggi pone dei problemi, perché è un'iscrizione in lingua osca del secondo secolo avanti Cristo, e quindi non siamo ancora in grado di capire che cosa voglia dire, solamente siamo riusciti a capire che si trattava del tempio della punta della campanella. Che tipo di lavoro abbiano organizzato o preventivato, approvato i sacerdoti, i merevi, non si sa ancora oggi, c'è una parola difficile, scansium, ci sono tre interpretazioni. Donna Paola proponeva l'approdo, io proponevo la scala e un altro studioso propone pochi giorni fa faro, quindi siamo a tre interpretazioni, il futuro chiarirà. Ovviamente dobbiamo parlare della rivista. 12 fascicoli per un totale di circa 960 pagine. Lui, Antonino De Angelis, è stato sempre preciso e rigoroso nel fare uscire ogni numero di 80 pagine. Rivista, come ha già detto Gordon Bull, elegantissima, raffinata. Anche il frontespizio ricorda questi luoghi affascinanti. Anche in questi luoghi noi abbiamo avuto il piacere di sostare quando eravamo giovani, abbiamo conosciuto la contessa, donna affascinante, abbiamo conosciuto i due figli, tutti e due dedicatisi alla religione, donna Gloria Rocco, grande conferenziere, pianista,
e suscitatore di interessi. Abbiamo conosciuto un po' meglio Don Leone Rocca, che si era fatto padre gesuita e divenne padre provinciale della Compagnia di Gesù. Quindi sono in un luogo carico di storia, mi ha fatto piacere tornare in questi posti.